Bella a tutti ragazzi, benvenuti anche oggi a un nuovo video di Clash Royale. Ieri abbiamo visto come il deck che ho costruito per voi nella sfida Mega Touchdown ha funzionato alla grande. Mi avete commentato in tantissimi ringraziandomi, c'è chi ha fatto addirittura 5 win in fila, c'è chi ha vinto, c'è chi è riuscito ad evitare di perdere tempo, quindi grazie mille per i vostri commenti, per i vostri pollicioni in su che lasciate sempre qui sotto. Oggi voglio farvi vedere invece un deck da ladder, ovviamente per chi ha le carte per il ladder, che si concentra su una delle carte più controverse di Clash Royale, ovvero sia il Gran Cavaliere. Sapete ragazzi che questo deck non l'ho inventato io ed è uno di quei deck che ha la percentuale di vittorie più alta in assoluto, quindi voglio vederlo insieme a voi, farvi capire come poterlo far girare. Andiamo subito contro Yan Con del clan Aprox qualcosa. Possiamo tranquillamente aprire dietro con la nostra domatrice. Lui ha aperto molto molto chill. Ed eccolo qui proprio il Gran Cavaliere che vanifica l'attacco insieme alla furia che aveva giocato lui. Una carta veramente scomodissima da utilizzare. Qua potremmo addirittura aiutarlo con il Drago Inferno. Vediamo cosa deciderà di fare lui. Gran Cavaliere che viene addirittura locato dalla torre, che riesce a proteggere il Drago Inferno. Ecco, quella è una brutta carta counter. Purtroppo quando hanno il Mago Elettrico c'è poco da fare. Andiamo a counterarlo con il Barile Barbarico. Potevamo giocarlo un microsecondo prima, non avrebbe neanche dato la possibilità al mago di loccare la torre. Lui ovviamente non va a counterare. È già messo abbastanza male, 1654 la torre di sinistra che andiamo a pushare adesso, 1808. Lui va a giocare nuovamente come prima. Attenzione, attenzione, attenzione. Serve la consegna, serve la consegna. Vediamo se riusciamo con la consegna. Molto bravo a fare questo attacco che senza Gran Cavaliere invece si è rivelato efficace. Vediamo quanto Elisir ha ancora per riuscire a difendersi, perché attacca lui, ma attacco giustamente anche io. E fa molto male l'Ariete, la domatrice di Arieti. 928 la torre, 708, ok. Dobbiamo stare molto attenti ai suoi attacchi rapidi con i luridi cavernicoli, i barbari scelti. Prepariamo nuovamente la nostra giocata. Drago Inferno. Abbiamo un minuto per l'overtime, attenzione. Ci ha obbligato a counterare. Andiamo. Spingiamo anche a sinistra ovviamente, mentre lui è obbligato a difendere. Dovrebbe utilizzare una zap. Fermiamo un attimo il mago elettrico. Lasciamo un attimo che l'altro nostro mago elettrico ci venga in aiuto. Dobbiamo obbligatoriamente subire danno qui, non possiamo fare altro se vogliamo provarci. Forza, 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 forza fuorilegge. Forza fuorilegge. Perfetto, la torre è andata. Andiamo a giocargli sopra qui. Lui ha deciso di esagerare. Noi abbiamo un po' esagerato con la difesa. Potremmo sfruttare il momento in cui lui va a difendere le nostre truppe per ripartire. Tipo adesso. Fuorilegge e domatrice di Arieti. Siamo dentro con tutto, ragazzi. Siamo dentro con tutto. 4,79. 3,19. Attenzione al suo prossimo attacco. Potrebbe essere fatale. Domatrice di Arieti alta. Fuorilegge altissima. Viene stoppata la domatrice di Arieti. Attenzione, non possiamo perdere l'Isir perché se lui mi fa l'attacco veloce. Esatto, cosa che fa in questo momento. Noi dobbiamo avere pronto il Gran Cavaliere ovviamente per fermarlo. Possiamo tranquillamente subire danno ancora da lì. Attenzione, attenzione, attenzione. Dobbiamo fermare comunque questo barbaro. Potrebbe diventare, esatto, pericoloso per quel discorso. Di nuovo fuorilegge. Andiamo, 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 andiamo a tankare. Peccato per la mia palla di ghiaccio. Stiamo soffrendo un pochettino qui, attenzione. Che gran cycle che ha lui. Che gran cycle. Non ci dà modo di riuscire a ripreparare l'attacco. Fuorilegge adesso. O va adesso, o va adesso.
fuorilegge! Non ci credo! Non ci credo! Domatrice! Fuorilegge! Non attacca la domatrice, incredibile! È a cardiopalma, è a cardiopalma! Fuorilegge che locca! Let's go! Che partita da cardiopalma! Mamma mia! Mamma mia! C'è stato un momento dove ha cominciato a ciclare i barbari che mi ha un attimo messo in difficoltà, ma siamo riusciti a vincere ugualmente mantenendo la concentrazione. Non abbiate paura di utilizzare il Gran Cavaliere, ovviamente, sopra le sue truppe. Lui è fatto per subire danno. Ok, lui gioca uno spirito elettrico, io gli gioco un mago elettrico. Cerco di andare a mettere davanti il barile barbarico. È una combo interessante questa, mamma mia, attenzione. Che cavolo ha fatto? Ah, oh mio Dio, oh my God! Ma cosa sta facendo questo? Questo clona e specchia, what? Ma che deck stiamo trovando? Attenzione, c'è qualcosa che non mi quaglia per la precisione. Andiamo con la consegna royale, intanto fermiamo ogni suo attacco. Dunque, calmi prima di ripartire, perché questo qui ha un deck molto molto particolare. Gli piace proprio. Vediamo che clona. Ah, non clona. Ok, ok, ok. Piano piano recuperiamo Elisir. Questo gioca con un deck che difficilmente troverete in ladder. Clonazione. Ok. Ecco, questo è un problema. Fondamentale tirarlo bene il barile. Mamma mia. Mamma mia, se entra veramente questa combo è devastante, ragazzi. Mamma mia, ma che deck c'ha questo qui? Che combo gli è entrata? Guarda te che roba! Cioè, ma solo io posso trovare questi deck, nel senso. Dobbiamo ragionare bene, perché lui adesso utilizzerà il barile d'ossa. Che noi andremo a counter... Esatto. Noi andremo a counterarlo con il mago elettrico anche. Spendiamo in predict il barile. Sì, questa è buona. Col mago elettrico dietro questa è buona. Questa fa male. Questa fa male. Ottima la combo che è entrata. Ottima la combo che è entrata. Molto bene, molto bene, molto bene, molto bene, molto bene. Non facciamo nulla. Questo Drago Inferno è abbastanza inutile contro il suo deck, ma era per non bruciarmi le carte che mi potranno essere veramente utili. Potrebbe andare a congelare tutto lui, attenzione. Sta, esatto, ecco qua infatti la gelo. Andiamo con il Gran Cavaliere. Ci sta, la perdo anch'io. Molto difficile da counterare questo gruppo di truppe. Non ha senso andare a difendere quel drago, lo lasciamo andare per i fatti suoi. Attenzione al suo prossimo attacco. Prepariamo anche il nostro. Non possiamo fare nulla. Adesso possiamo fare. Esatto. Esatto, 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 esatto. Bello qua il discorso di counterare in questo modo. No! Mi ha gelato! Mi ha gelato! Bravo! Bravo a gelare qui! Bravo a gelare qui! Va bene, va bene, va bene. Lasciamo un attimino che si puliscano tutte le truppe, a parte il suo spirito elettrico, che vabbè fa abbastanza... No, 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 no! Che erroraccio, che erroraccio! Attenzione, consegna che deve tornare subito velocemente. Ottimo! Mago elettrico! Domatrice di arieti, in modo che non viene alloccato il mago elettrico. Esatto, esatto, è ovvio che giocasse sul ponte. Le truppe leggere. Serve il mago elettrico dietro che non subisca danni. La fuorilegge può provare ad andare sulla torre. Ed infatti è proprio quello che sta succedendo. Molto bene. Adesso attenzione però, che la situazione è molto più tragica di quello che pensiate. Lui è pronto con la gelo, lo sapevo. E io ho giocato leggermente in anticipo il mago elettrico, ma abbiamo comunque fermato tutto. Di nuovo fuorilegge che può andare a tentare il lock. Sì, sì, era predictabile. Era predictabile che lui giocasse, ovviamente, l'orda di scheletri. Attenzione alla gelo.
Di nuovo a spingere. Spinge lui, spingo anch'io. In predict con esattamente così. E può andare ad agganciare la domatrice di Arieti. Mamma mia, ragazzi, un deck da capire, anche quello dell'avversario, ma devastante. Molto bene, molto bene. Anche il nostro deck però funziona benissimo anche in queste condition. Andiamo contro Kaisa dei Vesa G. Spero che abbiate capito più o meno come far girare questo deck. Vediamo se qui per caso lui avrà un tank un pochettino più importante. Tanto qua c'è tranquillamente il drago elettrico che può andare. Noi andiamo ovviamente con il barile barbarico e subito anche il mago elettrico dietro. Voglio vedere cosa fa prima di andare a spingere troppo con il deck. Palla di neve. Abbiamo perso purtroppo il mago elettrico, ma abbiamo guadagnato un lock estremo sul suo drago normale, che andrei subito a counterare intanto così. Spingiamo anche con la domatrice, che era meglio che stesse dietro la guardia, la recluta royale. Vediamo cosa gioca lui. Oddio, missa anche il vortex. E quindi devastante l'attacco della domatrice di Arieti sulla sinistra, molto bene. Il suo mega sgherro verrà ucciso dalla torre. Ecco lì il tank che stavo aspettando. Vediamo un attimo cosa fa lui. Obblighiamolo un attimino a giocare corto. Dai, vai a counterarmi. Ok, ma è giocato male quel barile, zio. Giocato male quel barile, zio. Drago inferno, tutto sulla destra. Ok. È tranquillamente counterabile, questa combo. Sotto con la consegna. Giocato male anch'io il barile, però. Benissimo, la fuorilegge che può già andare con il con la carica. Se mi countera la fuorilegge ci provo. Non me la può counterare. Me la countera con un boscaiolo, pesantissimo questo boscaiolo. Allontaniamolo con la palla di neve. Ok, palla di neve, benissimo. Intanto non aveva più Elisir perché lui mi ha counterato la fuorilegge, quindi non è stato possibile per lui fermare, deviare la mia domatrice di Arieti. Ok, giustamente lui preparerà l'attacco finale. Se riusciamo a counterare questo attacco dovrebbe essere a senso unico anche questa partita. Ci sta. Ci sta. L'importante è counterarlo il più possibile. Non dovrebbe riuscire a farmi la torre. Domatrice in difesa. Non si gioca in difesa questa carta, ma va bene così per adesso. Palla di neve. Interessante la sua giocata. Vediamo se avrà senso. Deviamo intanto il drago. Mettiamo un barile per deviare. Non dovrebbe farcela. Let's go! Ed è una tripletta. Deck veramente devastante. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia. Mi raccomando, ragazzi, fate anche voi le prove con questo deck. Scrivetemi qua sotto nei commenti, ci tengo tanto, come vi è sembrato, se lo state utilizzando. Un bel pollicione in su, un bel cuoricino. Io vi ringrazio per aver guardato anche questo video di Clash. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Non mi parte l'outro.